Un saluto di nuovo a voi tutti. Ci ritroviamo ancora qui insieme per poter così meditare sulla parola del Signore. Scusate la voce, ma purtroppo c'è un po' di rauccellina. Ma prima di iniziare questa riflessione, vogliamo, come al solito, chinare il capo e fare una preghiera. Adorato Padre che sei nell'alto dei cieli, Signore, poniamo il nostro capo dinanzi a te, in questo momento, Signore, per chiederti la presenza del tuo Spirito affinché ci possa guidare in questa lettura, in questa meditazione, in questa riflessione, Signore, affinché possiamo comprendere quello che tu desideri da noi e soprattutto come possiamo realizzarlo nella nostra vita. Ti chiediamo, dacci tutto quello che è necessario affinché ti siamo fedeli e possiamo essere con te un giorno nel tuo regno. Ti ringraziamo di ogni cosa, Signore, ti chiediamo tutto nel nome e per i meriti di Cristo Gesù, che con te, Padre, e il tuo Santo Spirito siano benedetti per l'eternità. Amen. Ecco, ripeto, con l'aiuto di Dio vogliamo così riflettere su una parolina che si chiama il coraggio. Il coraggio. Parleremo però non di un coraggio così vano, di un coraggio un po' frivolo che si può trovare intorno a noi, no? Ci sono molti che fanno delle azioni che sembrano coraggiose, ma se guardiamo bene in fondo, a volte sono privi di un significato, di un vero significato, ed è solo magari una bravata che può addirittura mettere a rischio la propria salute o la propria vita. Però purtroppo molti chiamano queste azioni coraggiose. Ma vediamo invece, con l'aiuto del Signore, cosa significa per noi il coraggio. Ho dato un'occhiata sul dizionario per capire un po' come veniva descritta questa parola e l'ho trovata molto, molto interessante che adesso vi leggerò. Dice il coraggio: forza d'animo connaturata, cioè ricevuta per natura, o confortata dall'altrui esempio, che permette di affrontare, dominare, subire situazioni scabrose, difficili, avvilenti e anche la morte, senza rinunciare alla dimostrazione dei più nobili attributi della natura umana. Ecco, così, in poche parole, qui ci fa comprendere che il coraggio è tutt'altro di quello che si diceva prima, cioè è la forza d'animo di affrontare delle situazioni, appunto, difficili, delle situazioni così particolari, addirittura che rasentano appunto la morte, ma rimanendo comunque e dando comunque della dimostrazione dei più nobili, dice qua, attributi che la natura umana ha. Ecco, perciò viene descritto, a me sembra, nella maniera più giusta e più chiara. Però vogliamo adesso affidarci alla parola di Dio e andiamo a vedere alcuni esempi di coraggio, e da questo noi dobbiamo appunto trarre il coraggio che serve a noi e che servirà magari più avanti a noi. E andiamo a vedere proprio dal libro di Giosuè. Apriamo al libro di Giosuè, al capitolo 1, leggeremo i primi nove versetti. Dicono così: dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto. Or dunque, alzati, passa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese che io do loro, ai figli di Israele. Io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, come ho detto a Mosè. Il tuo territorio si estenderà dal deserto, da questo Libano, fino al grande fiume Eufrate, il fiume Eufrate. Tutto il paese degli Ittei fino al Mar Grande, a ovest. Nessuno ti potrà resistere.
tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai tuoi padri di dare loro. Solo sii forte e molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha prescritto. Non deviare da essa né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato, sii forte e coraggioso. Non aver paura e non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada. Ecco qui. Troviamo questo invito, questo ordine, possiamo dire, questo ordine che Dio dà, che l'Eterno dà a Giosuè. È un ordine ben chiaro, abbiamo letto, di andare in questo paese, di conquistarlo. Però in questa lettura abbiamo visto per ben tre volte che Dio esorta Giosuè ad essere coraggioso. Cosa possiamo dire qui? Non era l'ordine che Dio aveva dato a Giosuè, non era una cosa semplice. Possiamo dire che lo stesso Mosè aveva ricevuto l'ordine di liberare Israele dall'Egitto. E anche quello non era un compito semplice. Però vediamo, qui ho notato la risposta diversa di Mosè e la risposta di Giosuè. Sappiamo che Mosè aveva un po', diciamo, tergiversato con Dio, no? Riguardo alla sua incapacità di portare avanti questa impresa. Addirittura aveva detto, ma non mandare me, manda che non sono capace a parlare, manda mio fratello. E qui invece vediamo una cosa diversa, qui vediamo quest'ordine, vai conquista Canaan. E qui Giosuè non dice nulla e poi vedremo che fa tutto quello che l'Eterno gli ha detto. E come stavo dicendo, non era un compito, una cosa da poco. Innanzitutto Giosuè conosceva l'indole di questo popolo, la prima cosa. Conosceva poi anche i nemici che doveva affrontare in Cana. Sappiamo che era fra le 12 spie che aveva visitato questo paese e aveva visto le difficoltà che c'erano, però sappiamo che lui era, diciamo, per conquistarlo, per andare direttamente subito in quel luogo. E poi un altro punto, erano già passati ben 40 anni da questa prima sua esperienza. E Giosuè non era più giovane, aveva 40 anni in più sulle spalle. E poi aveva tutta l'esperienza dell'Egitto, del deserto, del popolo di Israele nel deserto. Un popolo, come ripeto, che non era facile da gestire. Perciò vediamo che il suo compito era molto impegnativo, molto difficile. Però abbiamo visto un versetto particolare, il versetto 5, dove Dio lo rassicura e dice: nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sicuramente Giosuè aveva ricevuto queste parole, soprattutto questa in particolare, l'aveva veramente assorbita, l'aveva presa nel suo cuore. E questo aveva dato a lui quella forza di non discutere con Dio, ma di accettare questa decisione di Dio. Facciamo un passo indietro, andiamo a leggere in Deuteronomio, leggeremo dal capitolo 31, i versetti dal 7 all'8.
31, i versetti dal 7 all'8. Ecco, vediamo che qui Giosuè già aveva ricevuto da Mosè questo ordine. Lo leggiamo e dice: poi Mosè chiamò Giosuè e gli disse, in presenza di tutto Israele, sii forte e coraggioso, poiché tu entrerai con questo popolo nel paese che l'Eterno giurò ai loro padri di dar loro. E tu lo darai loro in eredità. Inoltre, l'Eterno stesso cammina davanti a te, egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. Non aver paura e non sgomentarti. Ecco, qui anche Mosè aveva preparato Giosuè a questo compito e usa le stesse parole che Dio poi ha detto a Giosuè. Sii forte e coraggioso, l'Eterno non ti abbandonerà e non ti lascerà. Ecco, perciò vediamo che quando Giosuè riceve queste esortazioni, il suo cuore sicuramente si infiamma di forza e di coraggio. E leggiamo anche dallo stesso capitolo il versetto 23, che anche qui viene ripetuta di nuovo più o meno lo stesso incoraggiamento. Dice: poi egli diede i suoi ordini a Giosuè, figlio di Nun, e gli disse: sii forte e coraggioso, perché sarai tu a introdurre i figli di Israele nel paese che promisi loro con giuramento, e io sarò con te. Ecco, qui è l'Eterno che parla a Giosuè e sottolinea: e io sarò con te. Ecco, perciò vediamo che il coraggio in questo caso viene anche perché Giosuè era certo e sicuro che il suo Dio sarebbe stato al suo fianco, sarebbe stato davanti a lui, sarebbe stato dietro a lui, come lo è stato col popolo che è uscito dall'Egitto. Perciò, ecco, vediamo che il coraggio, in questo caso, viene ancora una volta dalla presenza dell'Eterno. Leggeremo adesso un altro episodio sempre un po' più avanti, al capitolo 3 di Daniele. Daniele al capitolo 3. Andremo a vedere di cosa si tratta questo capitolo, dal versetto 8 oltre. Ecco, se noi leggiamo fino al 30, non leggeremo senz'altro tutti i versetti, è l'episodio che parla dei tre amici di Daniele, lo conosciamo benissimo, che dovevano inchinarsi davanti a questa immagine d'oro eretta dal re di Babilonia. Sappiamo che purtroppo avevano dei nemici in mezzo a questi principi di Babilonia, che subito fanno notare al re che ci sono delle persone, tre giudei, che non vogliono inchinarsi all'ordine del re. E qui noi conosciamo la storia, il re si arrabbia moltissimo, è impossibile che non possano inchinarsi al mio ordine, solo tre persone non si inchinavano al suo ordine. E qui vediamo che il re si infuria, promette che chi non si sottometterà a quest'ordine verrà preso e gettato in questa fornace ardente, che sappiamo poi viene alimentata ben 7 volte in più. Sappiamo anche la risposta di questi tre personaggi, che dicono che Dio ci salvi o non ci salvi, noi ci mettiamo nelle sue mani e praticamente non ci inchineremo mai a questo ordine. Noi sappiamo, vengono presi, vengono gettati nella fornace, però vediamo che qui il re stesso vede un qualcosa di particolare. E andiamo a leggerlo nei versetti 24
e 25. E dice: allora il re Nebucadnezzar, sbalordito, si alzò in fretta e prese a dire ai suoi consiglieri: non abbiamo gettato tre uomini legati in mezzo al fuoco? Essi risposero e disse al re: certo, o re. Egli riprese a dire: ecco, io vedo quattro uomini slegati che camminano in mezzo al fuoco, senza subire alcun danno, e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio di Dio. Ecco, qui il re stesso si accorge di una cosa particolare, che questi tre uomini non sono più in tre, ma accanto a loro c'è qualcun altro, c'è un quarto, c'è una quarta persona che non è proprio, non è una persona, è un po' diversa, dice, è simile a quello di un figlio di Dio. Perciò quella quarta persona, noi sappiamo che era proprio il Cristo Gesù che aveva accompagnato, possiamo dire, questi tre valorosi in mezzo alla fornace ardente, e sappiamo che appunto li aveva preservati dal fuoco. Nemmeno, dice, un cappello del loro capo era stato bruciato. Perciò vediamo che il loro coraggio, quello di affrontare l'ordine di questo re, è stato premiato. Ecco, perciò vediamo che ancora una volta il Signore qui era accanto a questi valorosi. Vediamo adesso un altro episodio. Diciamo, constatiamo un qualcosa di particolare che viene nella vita di coloro che desiderano avere accanto a sé il nostro Dio. Anzi, leggiamo prima un salmo, dal salmo 28, alcuni versetti dal salmo 28. Ecco che anche qui ci fa sottolinea questo il salmista cosa succede quando noi ci affidiamo nelle mani di Dio e usiamo, diciamo, usiamo il nostro coraggio per in suo favore. Leggiamo dai versetti 6 al versetto 9. E dice: io sono sfinito a forza di sospirare, ogni notte allago di pianto il mio letto e faccio scorrere le lacrime sul mio giaciglio. Il mio occhio si strugge dal dolore e invecchia a motivo di tutti i miei nemici. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità, perché l'Eterno ha dato ascolto alla voce del mio pianto. L'Eterno ha dato ascolto alla mia supplica, l'Eterno accoglie la mia preghiera. Ecco, perciò anche qui vediamo che il salmista riconosce che quando noi ci rivolgiamo al nostro Dio, quando noi ci affidiamo a Dio, la nostra preghiera, la preghiera di chi appunto si affida in Lui, viene e verrà ascoltata. Questo, scusate, era il Salmo 6, il Salmo 6, non il Salmo 28. Andiamo a leggere adesso un altro versetto al capitolo. Facciamo un salto nel Nuovo Testamento e andiamo in Efesini. Leggeremo il versetto 8. Scusate, Efesini al capitolo 3, il versetto 8. Qui vediamo una dichiarazione di un personaggio che adesso riconosceremo subito. E dice: a me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare fra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo. Abbiamo capito che qui è Paolo che fa questa dichiarazione agli Efesini. Lui dice che si ritiene
minimo fra tutti i discepoli, il più piccolo, però gli è stata data questa grazia, quella di annunciare fra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo. E cosa possiamo dire di questa grazia, di questo fatto che Paolo la chiama grazia? Sappiamo che non era nemmeno questo un compito facile. E qui, perché non era facile? Perché sappiamo che i gentili erano considerati, che non potevano far parte della grazia di Dio. Non potevano far parte del popolo di Dio, erano considerati addirittura come dei cani, non venivano considerati. E perciò Paolo qui si trova ad affrontare un compito non facile. Però anche lui si affida a Dio e qui vediamo che lui addirittura trova in questa grazia che riceve, trova delle parole addirittura per incoraggiare nelle sue sofferenze, ha questa forza che incoraggia perfino i suoi fratelli. E in questo lo leggiamo nel versetto 13. Versetto 13, vediamo, lui scrive: per la qual cosa vi chiedo che non vi scoraggiate a causa delle mie tribolazioni che soffro per voi, il che è la vostra gloria. Ecco, qui vediamo Paolo che trova la forza di incoraggiare i suoi fratelli e dice appunto: non vi scoraggiate se mi vedete nella tribolazione per Cristo, anzi, prendete forza da questo. E noi sappiamo che, mi sembra, nella lettera ai Filippesi, quando Paolo era in catene a causa del Vangelo, anche lì lui scrive a questi fratelli che grazie alla sua testimonianza, a queste catene che lui aveva per Cristo, la fratellanza aveva preso più forza. Ecco, perciò vediamo che anche qui Paolo dà questa testimonianza ai primi cristiani. Da questo incoraggiamento e gli aiuta ad avanzare, diciamo, in questa crescita della prima chiesa. E noi sappiamo da dove trovava la forza l'Apostolo Paolo. Lui scrive che non sono più io, dice, che vivo, ma è Cristo che vive in me. Perciò vediamo che questa unione con Cristo. Da questa unione con Cristo, Paolo trova il coraggio per incoraggiare se stesso, per incoraggiare i suoi fratelli. Ecco, perciò possiamo dire che, come abbiamo visto negli altri due episodi, la promessa che Dio, ci accompagna, che Dio ha accompagnato Giosuè, che Dio ha accompagnato i tre amici di Daniele nella fornace, gli permette di prendere queste decisioni così, fra virgolette, coraggiose per la causa di Cristo. Vediamo cosa scrive anche in Ebrei. In Ebrei, anche qui, dà un'esortazione importante per coloro che ci accettano di camminare con Cristo. In Ebrei, al capitolo 4, leggeremo i versetti dal 14 al 16. Ecco, e qui vediamo cosa scrive Paolo. Dice, e ricorda soprattutto: avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi,
senza però commettere peccato. Aggiunge: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere l'aiuto a tempo opportuno. Ecco, anche qui vediamo che l'Apostolo Paolo esorta gli ebrei ad avere fiducia in Cristo che è alla destra del Padre, che intercede e che poi dice ci aiuterà al tempo opportuno. Ecco, anche qui possiamo dire che questa è un'esortazione ad essere coraggiosi perché non siamo soli e Cristo è al nostro fianco e ci accompagna. E quando lui comprenderà quando abbiamo bisogno opportuno, lui interverrà e ci sosterrà. E leggiamo ancora dalla lettera ai Filippesi. Leggiamo dalla lettera ai Filippesi, anche qui, Filippesi al capitolo 1, i versetti dal 27 al 30. Capitolo 1, dal 27 al 30. Anche qui è un'esortazione a coloro che decidono di essere dalla parte di Dio e dice: soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo affinché sia che venga e vi veda o che sia assente, oda nei vostri riguardi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo, senza lasciarvi spaventare in alcuna cosa dagli avversari. Questo è per loro una prova di perdizione, ma di salvezza per voi. E ciò da parte di Dio, poiché a voi è stata data la grazia per amor di Cristo non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, avendo lo stesso combattimento che avete visto in me e ora udite essere in me. Ecco che qui, in queste righe, l'Apostolo Paolo rafforza i Filippesi e soprattutto dice: non lasciatevi spaventare in alcuna cosa dagli avversari. Noi sappiamo che purtroppo in ogni tempo colui che ha voluto servire Dio, colui che si è schierato dalla parte di Dio, si è inimicato delle persone, spinte, sappiamo, dall'avversario, per far sì che noi perdiamo questa voglia di seguire Cristo, perdiamo il coraggio di servire Cristo e ci lasciamo sovrastare da tutte le situazioni che purtroppo l'avversario crea. Ecco, qui l'esortazione è quella di non lasciarvi spaventare, cioè abbiate coraggio di camminare per l'amore di Cristo, per la grazia di Cristo. Credete in Lui, soffrite per Lui, dice, combattete con Lui e state fermi. Questa è l'esortazione per la Chiesa. In prima Giovanni, andiamo a leggere ancora qualche versetto. Prima Giovanni, leggeremo i versetti dal 27, dal capitolo 2, dal 27 al 29. Ecco, vediamo. Qui Giovanni, anche lui, fa in modo di capire da dove viene questo coraggio. E dice, dal 27 al 29, dice: ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da lui dimora in voi e non avete bisogno che alcuni vi insegni, ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna, dimorate in lui, come essa vi ha insegnato. Or dunque, figlioletti, dimorate in Lui, affinché quando Egli apparirà, noi possiamo avere fiducia e alla sua venuta, noi non veniamo svergognati davanti a Lui. Se voi sapete che Egli è giusto, sappiate che
poi pratica la giustizia, è nato da lui. Ecco, qui vediamo anche l'Apostolo Giovanni che esorta a dimorare in lui. Dimorare vuol dire essere insieme, essere in comunione con lui. Allora dice, non sarete svergognati quando lui apparirà. Qui vediamo che anche qui Giovanni fa capire che l'unzione dello Spirito crea questa forza e, e questo coraggio che il popolo ha bisogno. Leggiamo sempre da questa stessa lettera, dal capitolo 4, il versetto 13, capitolo 4. I versetti dal 13 al 16. Ecco, abbiamo visto dimorare in Dio, abbiamo visto che quando Dio è con noi non dobbiamo temere, dobbiamo essere coraggiosi come Giosuè. Dimorare in Dio, dice 13-16, da questo conosciamo che dimoriamo in Lui ed Egli in noi, perché Egli ci ha dato del suo Spirito. E noi stessi abbiamo visto e testimoniato che il Padre ha amato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, e chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in lui. Ecco, in questi quattro versetti che abbiamo letto troviamo questa parola ripetuta diverse volte, quella di dimorare, dimoriamo, lo Spirito dimora in noi e così Dio possa dimorare in noi. Perciò vediamo che l'importanza che ha quella di ricevere Dio in noi. Sappiamo che fin dai tempi antichi Dio stesso voleva dimorare in mezzo al suo popolo. E anche qui, se andiamo a leggere le esortazioni, anzi, sì, possiamo chiamarli gli incoraggiamenti, ecco, gli incoraggiamenti che Dio dava a coloro che volevano costruire un tempio per Dio, e in questo caso ricordiamo Davide, sappiamo lo zelo che voleva, lo zelo che aveva Davide per costruire una dimora affinché Dio dimorasse in mezzo al suo popolo. Una dimora particolare, non una tenda come sappiamo, ma voleva fare questo tempio particolare. E anche qui, se noi leggiamo in Prima Cronache, leggiamolo direttamente, in Prima Cronache, leggiamo anche qua le esortazioni per costruire questo tempio. Prima Cronache al capitolo 22, leggiamo i versetti dal 10 al 13, versetti dal 10 al 13. E dice: Egli costruirà una casa al mio nome, egli sarà per me un figlio e io sarò per lui un padre. E renderà stabile il trono del suo regno su Israele per sempre. Ora, figlio mio, l'Eterno sia con te affinché tu prosperi e costruisca la casa dell'Eterno, il tuo Dio, come egli ha detto di te. Solamente l'Eterno ti dia sapienza e intelligenza e ti affidi la responsabilità su Israele per osservare la legge dell'Eterno, il tuo Dio. Allora prospererai se avrai cura di mettere in pratica gli statuti e i decreti che l'Eterno prescrisse a Mosè per Israele. Sii forte e coraggioso, non temere e non sgomentarti. Ecco, qui è Davide che esorta appunto il figlio a costruire una casa per l'Eterno, perché aveva ricevuto Davide da Dio stesso che non sarebbe stato lui a costruire questo tempio, ma bensì Salomone. E qui gli dà questa esortazione.
Ecco, andiamo verso la conclusione. Abbiamo visto questi esempi di coraggio, Giosuè, i tre amici di Daniele. Abbiamo visto Paolo, che aveva anche lui un grande compito. Qui vediamo Salomone, che doveva costruire questa casa all'Eterno affinché Dio dimorasse in mezzo al popolo. E noi sappiamo che anche noi possiamo far dimorare Dio in noi. Sappiamo che siamo il tempio dello Spirito e dobbiamo però costruire questo tempio affinché Dio possa dimorare in noi. Con il suo aiuto dobbiamo santificare il nostro corpo affinché lo spirito possa accompagnarci e soprattutto possa darci coraggio nei momenti quando magari veniamo meno, quando siamo messi alla prova, quando abbiamo delle lotte, quando dobbiamo prendere delle decisioni. E noi sappiamo che prima o poi queste decisioni dobbiamo prenderle. E dobbiamo prenderle appunto con il coraggio che le hanno prese questi personaggi. E per farlo abbiamo visto che c'è bisogno che Dio dimori accanto a noi, che Dio dimori dentro di noi. Perciò vorrei concludere questa riflessione leggendo sempre in Seconda Cronache, scusate, non in prima, in Seconda Cronache, leggeremo dal capitolo 15, il versetto 7. Dal capitolo 15, il versetto 7. E ci dà questo incoraggiamento e dice: Ma voi siate forti e non lasciate che le vostre braccia si indeboliscono, perché il vostro lavoro sarà ricompensato. Ecco, perciò che il Signore ci possa infondere nei nostri cuori il coraggio che ha dato a questi suoi fedeli testimoni e che possiamo, quando ci verrà chiesto, di far venire fuori questo coraggio che non è nostro, ma viene appunto dalla presenza dello Spirito. Che il Signore ci guidi in questo. Amen. Vogliamo ringraziare il nostro Dio con un'altra preghiera. Adorato Padre che sei nell'alto dei cieli, ancora una volta veniamo a te per ringraziarti di questo momento che ci hai dato e ti chiediamo, Signore, che possiamo fare questi esempi che troviamo nella tua parola, che possiamo ricevere anche noi la tua presenza nel nostro cuore e ci possa accompagnare, Signore, nella nostra vita di tutti i giorni. Fa che possiamo essere tuoi degni testimoni, non temere nulla, Signore, non spaventarci, che non possiamo spaventarci di nulla, ma che possiamo essere certi che tu sei al nostro fianco e ci potrai infondere, Signore, tutta la forza che ci è necessaria per essere tuoi degni testimoni. Ti chiediamo di benedire così la tua Chiesa, benedici coloro che la dirigono, Signore. E benedici, Signore, tutti coloro che ricevono l'Evangelo, che possano anch'essi schierarsi, Signore, dalla tua parte. Ti chiediamo ogni cosa, Signore, non perché degni o meritevoli, ma nel nome di Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Saluto nuovamente a voi tutti e buon sabato. Alla prossima. Ciao.